Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri notte è stato approvato il nuovo decreto. Perché nuovo decreto? Perché quello attuale scadeva il 25 di marzo e quindi il decreto legge ha una scadenza, deve esserne fatto un altro, ovviamente non è obbligatorio. Quindi Giuseppe Conte ha annunciato appunto il nuovo decreto legge. Voi sapete come funziona il decreto legge, e a differenza della legge normale, che prima si discute in Parlamento, poi in Senato, poi va in firma da Mattarella e poi torna indietro e poi dopo deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dopo entra in vigore, il decreto legge ha la particolarità che è un modo di urgenza per fare una legge, nel senso che è subito efficace e dopo si fanno tutti quei passaggi. Naturalmente, se poi in Parlamento e in Senato viene comunque poi bocciato, ad esempio, non passa perché la maggioranza non ha i voti sufficienti, allora i suoi effetti vengono annullati anche retroattivamente. Ma vediamo di che cosa parla questo nuovo decreto, che ha delle misure più restrittive rispetto a quello passato. Quindi vengono confermate le multe per i cittadini che violano le prescrizioni per evitare il diragare della malattia, ma nega che lo stato di emergenza sia prolungato fino al 31 di luglio. Voi sapete che è stato comunque a gennaio promulgato lo stato di emergenza nazionale. Quindi Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa alle 18.30 in diretta aveva spiegato le linee guida proprio quando alla fine del Consiglio dei Ministri, che si era appena concluso alle 18. Quindi lui si sente orgoglioso e soddisfatto della reazione degli italiani nel rispettare le indicazioni e le prescrizioni che abbiamo fornito. Forse lo dice perché lo deve dire, perché dalle notizie che leggo io tutti i giorni sui giornali, da essere orgoglioso di come rispettano gli italiani queste direttive, ma dire così dire è essere abbastanza ipocriti, abbastanza falsi, perché ma è una cosa che stanno ripetendo in molti: siamo soddisfatti, gli italiani stanno, una parte degli italiani, poi c'è una parte di sbruffoni che continua a dire che è tutta una sciocchezza, che è un complotto degli Stati Uniti, che c'è qualcuno che lo sta facendo per firmare il MES. Ho sentito diciamo che la mamma di quel tipo di persone è sempre in dolce attesa e sempre lo sarà in un futuro. Quindi quel tipo di persone che dice queste cose ci saranno sempre. No, questo non cambierà mai. Comunque il Giuseppi è soddisfatto e orgoglioso degli italiani, di come stanno reagendo, ma conferma che il governo ha approvato le multe e sanzioni per punire chi non rispetta i divieti, evitare il diffondersi, quindi limitare gli spostamenti. Quindi avete capito, lui è contento ma mette delle multe grosse, quindi vuol dire che se è costretto a mettere delle multe grosse, vuol dire che tutta questa contentezza che sta comunicando è falsa. Quindi forse sarebbe meglio dire in maniera molto più onesta: mi sono accorto che c'è ancora molta gente in giro che non ha capito neanche di che cosa stiamo parlando, non ha capito neanche in che momento storico siamo, e quindi siamo costretti come governo centrale a mettere delle misure coercitive. Questo sarebbe stato qualcosa di onesto, no? Sono contento, però ti metto una multa da 5.000 euro. A falso. Ma andiamo avanti. Il provvedimento prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Da 400 a 3.000 euro. Cos'è? Secondo la gravità. Ma metti 3.000 euro e basta. Da 400. A te faccio 405. A quell'altro faccio 627. Ma che vuol dire da 400 a 3.000? 3.000 appunto e basta. Comunque, da 400 a 3.000 euro in caso di spostamenti non dettati da comprovate esigenze di necessità. La sanzione è aumentata di un terzo, ha continuato il Premier. Se il trasgressore è alla guida di un veicolo, ma non c'è alcuna confisca del mezzo. Per i negozi che non rispettano la chiusura, è prevista poi la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore ai 5 giorni. Ma se gli esercizi commerciali sono già chiusi e lo trovi aperto, gli dici: adesso stai chiuso 5 giorni, e quello dice: ah, ok, va bene.
sto chiuso 5 giorni. Ma se sono già chiusi, vabbè, queste sono le cose belle del Giuseppi, eh? Le cose che dice, che pensa e che scrive sono fantastiche, no? Quindi se io becco un negozio aperto, lo faccio chiudere per 5 giorni, ma se è chiuso per non so quanto tempo, vabbè. Il nuovo decreto prevede anche che viene punito col carcere da 1 a 5 anni chi è in quarantena perché è positivo ed esce intenzionalmente di casa, violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione. Si incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi con una circolare ai prefetti, che sono le autorità di pubblica sicurezza delle province. Il capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese fissa le direttive per applicare il decreto varato dal premier Giuseppe Conte sabato 21 marzo su attività aperte e spostamenti. E sui tempi delle restrizioni Conte poi vuole fare una precisazione, dice: sulla Pasqua non mi faccia fare previsioni, no? Ci atteniamo all'andamento della malattia. Ragionevolmente non è una soluzione dei prossimi giorni, ma confidiamo che non lo sia neppure dei prossimi mesi. Anche qui il Giuseppi non è capace a dire la verità. Dovrebbe dire: cari signori, la curva non si è ancora invertita, la curva è ancora esponenzialmente in crescita. Poi c'è chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, dice: oggi i dati sono più bassi del quarto giorno della seconda settimana, quindi yuppidù. Beh, cioè, io capisco che ci sono anche quelli che vogliono vedere il bicchiere mezzo pieno, però bisognerebbe vedere anche la realtà, che ieri i decessi è stato il record di decessi. Ecco, questo è l'unico dato che è giusto. Quindi dovrebbe dire: la Pasqua, Natale con chi vuoi, com'era? Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, no, Natale con i tuoi e Pasqua ancora con i tuoi. Avrebbe dovuto dire: cari italiani, non si potrà uscire neanche a Pasqua. Perché dire: ma non lo so, vediamo, ma smettila di dire balle. Poi parliamo di carburanti e alimentari garantiti. Garantiamo filiere alimentari e carburanti, assicura Conte, e la ministra, con questo nome ministra, come De Micheli, adotterà un'ordinanza che consentirà di regolamentare l'orario di apertura in modo da assicurare il rifornimento di carburanti in tutta la penisola. In questo momento dobbiamo presidiare i settori fondamentali di una macchina che sta già viaggiando a motori rallentati, spiega Conte. Vedete come è poetico Conte? Una macchina che viaggia a motori rallentati. Intanto una macchina ne ha solo uno di motore, e poi il motore rallentato non esiste. E per quanto riguarda il rapporto con i sindacati, che potrebbe mettere a rischio certi settori con le minacce di sciopero, Conte insiste: i sindacati sanno che le porte di Chigi e dei ministeri sono sempre aperte. Per me il metodo migliore è il confronto. Beh, è bello che il Giuseppi parli di confronto quando sta decidendo tutto lui e solamente lui, però lui dice: le mie porte sono aperte, il migliore è il confronto, però decido io quello che mi pare a me. Ecco, beh, non è propriamente, la Meloni dice, ma ci sembra una deriva autoritaria del Giuseppi. Probabilmente un fondo di verità c'è, ma la possibilità di decisioni spetta al governo, alla fine, dice Giuseppe Conte. Non possiamo introdurre modalità di codecisione come nella concertazione degli anni 90, ma aggiunge: si stanno facendo aggiustamenti in modo che non ci siano scioperi di sorta. In questa fase il paese non se lo può permettere. La precettazione? Non credo ce ne sarà bisogno, assicura Conte. L'esercito? Ben venga l'aiuto dei militari, ma i cittadini non devono pensare che la tenuta dell'ordine pubblico sia affidata solo a una militarizzazione dei centri abitati. Le forze dell'ordine stanno già agendo in modo molto efficace. E anche qui a Giuseppi dovrebbe crescergli il naso, perché voi sapete benissimo che c'è un piano di Conte per schierare l'esercito, perché si temono sommosse popolari date proprio dalla carestia economica, perché tante persone che non hanno più adesso i soldi per mangiare, perché sono a casa chiuse, prima si guadagnavano la vita di giorno in giorno, molti lavorando in nero, perché dobbiamo negarcelo, molti lavorando in nero come muratori, cassieri, commessi, gli pagavano alla giornata e non hanno da parte nulla. Adesso che sono chiusi in casa magari devono pagare l'affitto, che non hanno i soldi, e devono comprare da mangiare. Come fanno? Mi spiegate come si fa a mangiare se non hai i soldi? Ecco, non lo so neanch'io. Quindi il Giuseppi ha proprio
un piano segreto con le forze armate per comunque contrastare eventuali sommosse che possano cominciare nelle prossime settimane, se questo dovesse comunque allungarsi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. Vi ringrazio per avermi ascoltato, l'iscrizione al canale è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.